E ciao a tutti, qui è Freone che vi parla e oggi sono qui a presentarvi un altro video. Oggi siamo ritornati su Super Mario Run perché c'è un sacco di cose da farvi vedere. Tocca per iniziare. Aspettiamo il caricamento. Ok, eccoci qui. Allora, notifiche. Va bene, sì. C'è un sacco di cose da farvi vedere. Allora, innanzitutto ci apriamo questa cosa che io nello scorso video, nel primo, non mi ricordo. Non mi ricordo se nel primo o nel secondo avevo detto che questa cosa era praticamente inutile, ma ogni tot ore diventa quella specie di blocco col punto interrogativo. Qui sono passato dal livello 3 al livello 4, però non so come farvi vedere che sono livello 4 attualmente. Stavo facendo una sfida e mi ha detto che sono passato il livello. Ah, qui ci sta la scatola di regali, continua a saltellare. Qui ho trovato Todd, che è il personaggio. Ora puoi usare Todd per giocare. Ok, ma se lo rischiaccio che succede? Ah, ok, vabbè. 500 monete ci hanno regalato. Il bonus è quello giornaliero. Poi un cespuglio con fiori rossi, grazie mille. E 5 biglietti sfide, adesso ce ne ho 75. Non li ho usati quasi per niente. Qui su My Nintendo pensavo fosse qualcosa di particolare, invece ci stanno delle sfide. E ci sono soprattutto dei premi. Come vedete, c'è bisogno dei punti. Qui in alto sono i punti. E questi sono i vari premi. Todd è gratis, almeno per adesso. Io l'ho preso. Non riuscivo a capire bene, l'ho preso 2 volte. Io vi consiglio di spendere i punti per le monete. Arrivate a 140 punti, che sono le monete di più, oppure per i biglietti, se vi servono biglietti. E vabbè, adesso ci andremo a comprare queste monete qui. Cosa bisogna fare? Usa. Vuoi davvero usare i tuoi punti per ottenere questo premio? Sì, dai. Non mi farebbero schifo quelle monete. Ok, qui ci stanno le missioni. Come vedete, gioca le sfide Todd ogni giorno. Vinci 3 sfide Todd. Ok, ne devo fare un'altra e mi daranno 50 punti. Poi io ho collegato Super Mario Run a un account di Nintendo, me ne hanno dati 100. Ho aggiunto un amico, me ne hanno dati 100. Queste le devo completare per poterle ottenere. Vabbè, allora adesso ci andiamo a fare quest'altra sfida. Ieri sera c'avevo i toddini qua, i Todd, che con una monetina sopra. E non la sapevo questa cosa. Allora, ci andiamo a fare innanzitutto il minigioco, che devo togliere per forza l'audio del gioco sul minigioco, perché sennò mi danno il copyright. Ogni volta che faccio il minigioco mi danno il copyright, e purtroppo non posso farvi sentire la musichetta che sta qui sul minigioco. Quindi facciamolo subito, dura una ventina di secondi. Perfetto, neanche una moneta. Yeah, che bello. Su, giù, boh, volevo andare su, vabbè. E adesso vediamo qual è il nostro premio che ci spetta, oltre questa decina di monete che ho preso, 20. Per 3 o 4 volte sono riuscito a trovare 3 biglietti, per fortuna, e adesso ne ho trovato solo uno. Un biglietto, una ventina di monete, sì, perfetto. Posso rimettere il volume? Ok, ho rimesso il volume, perfetto, ci andiamo a fare una sfida. Sperando di non trovare avversari troppo forti. 149 contro Blintix. Voglio cambiare personaggio, voglio mettermi Todd. Ah, che non ho letto. Allora, chi non conosce questo baffuto eroe che cresce se mangia un fungo ed è sempre pronto all'azione? Vabbè, questo si sa, dai. Abitante del regno dei funghi, il fedele solerte servitore della principessa Peach. Va bene, iniziamo. Vai, aspettiamo il caricamento. Ok, lui c'ha Super Mario, io invece c'ho questo qua. Salve. No. Salve. Cos'è quella roba nata? No! Via. No, dove vai, Todd? Con Super Mario mi trovo meglio, anche se più o meno lo stesso personaggio è uguale, mi trovo meglio con Super Mario. Facciamo un po' di schifo. Andiamo avanti. Ok, adesso sto recuperando un pochettino. Dai, dove vai? Ok,
Vai, prendi un altro monetino, vabbè. Speriamo siamo andati bene, perché io là sotto c'ho due Todd e lui ce n'ha uno. Ok, vediamo un po' i risultati. Io ho iniziato benissimo, poi sono un po' sceso. Io ho preso un sacco di monete rosa. Qui preso una specie di circondolo. Mamma mia, c'ho letteralmente distrutto. 345, 238. Questa è la prima sfida che perdo. Peccato, peccato, sì. Non volevo perderla, pensavo fosse facile, ma... ci tolgono i Todd, non lo sapevo questa cosa. Casa di Yoshi Blu, va bene. Cambio avversario. Noi voglio cambiare personaggio, non avversario. Cambio avversario e personaggio. Adesso giochiamo contro... Non ho letto il nome, Cardoso. La Super Mario mi piace di più, Todd mi fa confondere. Un po'. Ok, adesso ci fanno le facce. Di me, ecco già. Non va bene. Andiamo su e giù, su e giù. Su e giù. Come si è sbagliato. Vai, attenzione, attenzione. Ecco. Basta, basta, non andare troppo indietro. Perché questo forse lo batto, però non sono molto sicuro. Dai, sali su, Mario! Non fare stupidaggio. Lo prendo, non l'ho preso. Porca miseria. Ah, mi annulla la febbre. Quando mi faccio del male. Sto capendo niente. Sono molto confuso. Mi ha raggiunto tra l'altro. Sono davanti a lui. Perfetto, vediamo un po'. Speriamo di aver vinto. Vediamo, vediamo, vediamo. Sono partito bene. Mi sa che l'ho vinto, ho fatto un sacco di errori, sono morto due o tre volte mentre avevo la febbre dell'oro. Ok, io ho più punti di lui, quindi dovrei aver vinto io, spero. Lui è 229, io 251. Vai, abbiamo vinto. Yuppidu! Yeah, tanti toddini. Io li chiamo toddini. Ok, dovremmo fare i Todd Blu. Vabbè, adesso facciamo torno al mondo e vediamo un po'. Hai completato più missioni, dai un'occhiata a My Nintendo. Ok, diamo un'occhiata. Missione, ok. 10 punti. Yeah, grazie. Vinci 3 sfide Todd più 50 punti. Grazie. E poi queste bisogna aggiungere amici e bisogna completare i mondi. Vabbè, ci abbiamo 4.500 monete. Direi di prendere, vediamo se riesco, eh. Che voglio far vedere una cosa, mi prendo solo 1.000 monete per non sprecare troppi punti. 150, ok, speriamo che aggiungeranno altre missioni, sennò c'è un po' di oggetti qui da mettere intanto. Che no, in realtà è solo uno, lo metto al posto di... Ok, qui ci stanno altri spazi, va bene, allora lo metto qua. Magari... Vediamo, lo posso mettere qui. Non so dove metterlo. Vabbè, metti via. Qui saltella, ancora saltella, saltella. Ah, bisognava ritirarle, che scemo. Io ho sprecato quei punti, pensavo me l'hanno già dato. Andiamo un po' nel negozio e cosa c'è di interessante. C'è questa specie di cannone qui, che non so bene. Allora, qui ci sta la casetta dei Todd Rossi. Il tubo rosso. Queste come si sbloccano? Bisogna avere Todd. Servono tanti Todd. Cioè, guardate. 450 Todd rossi e 450 gialli per sbloccare questo. Colore dei Todd, sfide Todd, il colore dei Todd è fondativo per te, cambierà la segnalanza. Questi tutti i modi vado a affrontare ogni singolo livello.
Quindi per avere altri colori di toldi diversi bisogna acquistare i mondi, ma io adesso non ce li ho acquistati, ho solo quelli normali che mi ha gentilmente offerto il gioco. Ci abbiamo 8500 monete, volevo comprare qualche cosa, però non so che cosa comprare. Ci possiamo comprare, vediamo. Non mi piacciono molto questi oggetti. Io volevo comprarmi. No, perché sei uscita? Volevo comprarmi questo qui. Un semplice cannone che spara fuochi d'artificio. Basta toccarlo per illuminare il firmamento. Grazie, vuoi aggiungere questo elemento? Sì, certo. Dove lo mettiamo? Non c'è spazio. Ok. Oh, mi ha occupato i quattro spazi. Fighissimo. No, troppo bello. Ma è sempre lo stesso il punto. No, vabbè, fighissimo sto coso. Adesso che mi ha fatto togliere quei cose. Voglio vedere se riesco a metterle da qualche altra parte. Questo blocco non mi piace per niente, preferisco metterci quello lì. E niente, non possiamo mettere altro. Perfetto. Il nostro villaggio, la nostra isoletta, non so bene come si chiama perché se voi con il dito partite dal bordo e tipo trascinate verso sinistra o giù, o destra o in alto. Siamo tipo in una specie di isoletta, una montagna, non lo so. Allora ci andiamo a fare un'altra sfida e poi ci vedremo nel prossimo video. Questo video era incentrato nella decorazione del villaggio. Sfida Todd e caricamento. Siamo quasi a 15 minuti di registrazione, che è un po' troppo. Super Mario. Vabbè, no. Io lì mi perdo sempre. Ma che volta mi confondo, non mi sta capendo niente. No, ho schivato tutto. Dai, su. Ok, allora ritorniamo indietro. Non perché ho schierato in una maniera incredibile. Non è carosa. Dai, su, ritorniamo. Finalmente fregato. Sempre normale. Perfetto, speriamo siamo andati bene contro rivale. Non so se si chiama rivale o se solo lì c'è scritto rivale. Ma no, infatti si chiama Bitogno. Sono partito molto bene, eh? Anzi, fin troppo. Poi lei non penso che sia fatto un po' di recupero, l'ha fatto. Però io l'ho un po' battuta. Lui è arrivato neanche con il bonus messo per niente, io sono arrivato quasi 300. Mancano solo due monete, due toad, non so bene cosa sono. La nostra aspirapolvere che si frega tutti i toad, sì, va bene, mi dici sempre la stessa cosa. Vedo l'ora di completare questa missione qui. Mancano altri 89 Todd, no Todd, funghi, funghetti quelli nemici. Abbiamo preso un altro po' di monete, abbiamo fatto un po' di shopping, abbiamo. Oh, cos'è? Ecco, quello che mi era successo mentre stavo tranquillamente facendo una sfida. Al tuo regno si sono uniti così tanti Todd che il livello del tuo castello è aumentato. Grazie mille, ecco qui. Il nostro castello è aumentato. Questa statua di Todd mi piace troppo. Lo metto qui, dai. Perfetto. Abbiamo 225. Ah, ecco dove si vede l'informazione. Io adesso attualmente sono livello 5. 10 monete rosa, una viola. Ah, e poi ci stanno quelle nere. E dopo aver preso quelle nere ci stanno gli arcobaleni. No, i ponti arcobaleno però sono diversi dalle monete. Boh, vabbè, non ho idea, sinceramente. Vabbè, se il video di oggi vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su, commentate, condividete. Se non vi siete iscritti iscrivetevi, che sotto in descrizione avrete il link per la pagina Facebook, per la pagina Twitter, come avere gemme gratis.
gratis. Vi metterò in descrizione il download per Android, per iOS e niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!